Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti nell'undicesimo episodio della miniserie su Strangerville di The Sims 4. Oggi stiamo assistendo a un esemplare di Attila che stava guardando il suo padrone mentre si allenava. Infatti, ho deciso di portare a compimento tutti gli incarichi del giorno, se anche andremo a lavoro fra tre giorni. E dobbiamo ancora scoprire se ci arriveremo. Questo ragazzi perché non sappiamo se fra tre giorni saremo vivi. Ormai è un dato di fatto dire che possiamo prendere gli ultimi frutti. Assolutamente ci serviranno. E andare al laboratorio. Oggi proviamo a sconfiggere la madre. Abbiamo reclutato tre persone. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per quanto riguarda il mistero di Strangerfield perché abbiamo un po' chiesto dappertutto, scienziati e tutto ciò che serviva. L'unica cosa, ripeto, che un po' mi manca è quella questione del PC. Mi spiace, però devo anche capire cosa succederà al quartiere dopo che sconfiggeremo la madre. Quindi non è dato sapere se ci sarà un continuo, ma credo di sì. Detto ciò, ragazzi, 23:55 sarà una notte molto, molto lunga, una lotta notturna. Andiamo al laboratorio, ragazzi, è arrivato il momento. Andiamo con i nostri tre nuovi amici, arriviamo al laboratorio in quattro e capiamo quello che succede. Perché io ho la tuta, loro no, ora che ci penso. Eh. Dobbiamo un po' capire. Intanto io la metto per la faccenda della madre, ragazzi. E eh, sappiate che io la metterò. Perché non si sa mai. Intanto gioca dei Sims 4 per 5 ore. Pensate un po'. Ma ragazzi, non ci incischiamo. Usiamo la chiave elettrica. È arrivato il momento. È arrivato il momento. Ok. Vai Peter, sei tutti noi. A questo punto mettiti pure la tuta. Grazie. E andiamo, ragazzi. Non ci incischiamo più. È arrivato il momento di capire cosa succederà a Stringerville, capire come affrontare la madre, e sono molto, molto curioso di questo. Vediamo un po' che succede. Intanto, vai qui insieme. Sì, grazie. Anzi, vai qui insieme. Per favore, venite tutti qua e usiamo la chiave per l'ultima volta e capiamo come affrontare il tutto. Lotta contro la pianta madre con. li abbiamo tutti e tre. Tenta di lottare, provoca, tenta di comunicare Io proverei a tentare di comunicare Vediamo un po' cosa succede ragazzi eh? Dobbiamo capire un po' tutto E soprattutto qua ci va un bello screen Ok Eccoli, sono tutti lì Ragazzi, lotta contro la pianta Aspettate ah. Ok Non mi sembra proprio in vena di comunicare eh, Ragazzi Aspettiamo che finisca l'interazione. Vediamo un po' che succede. Ok. Intanto, qua vorrei fare un bello screen del tutto. Uh, vediamo un po'. Facciamo così. Ok. Screen fatto. Vediamo un po' se la comunicazione ci dà qualche stato strano, qualche notifica strana. Vediamo di fare le cose per bene. No. Ok. Tenta di lottare contro la pianta madre con loro però. Questo sì. Ragazzi, arriva la boss fight. Cambio di grafica, ragazzi, e vediamo un po' cosa succede. Prendiamo una sostanza strana. Ordini di gruppo: Carica, via. Carica tutti, mega spruzzata. Ok. Oh, oh no! Ma ci sono tutti i sim corrotti. Sono arrivati tutti qua per la madre. Ok, la barra sta scendendo. Ok, ragazzi. Boss fight su The Sims 4, ci sono voluti 19 anni per averla. Io sono un bimbo felice. Tu e i tuoi alleati infliggerete più danni alla pianta madre, ma sarete anche più infetti. Ok. Ok. Va bene. No, ritirati, no. Assolutamente no. Lotta contro la pianta madre. Guardate. Ok. Eh, è un bel guaglio. Davvero un bel guaglio. No, ritirati? No, assolutamente ritirati. Che ritirati? Anzi, approfitto per fare un bello screen. Che dite? Ok, uh, 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 ragazzi. Ok, la barra sta scendendo. Non posso fare altro però, non ho altre interazioni. Lei invece può fare qualcosa? No, non posso neanche selezionarla. No, devo stare su di lui. Lui ha il comando di tutto. Ordine. Hai cambiato modalità di lotta di recente. Gli, gli alleati hanno bisogno di un po' di tempo per eseguire il tuo ordine. Va bene, va bene. Livello di infezione. La pianta madre sta cercando di infettarti. Sconfiggila prima che ti travolga con l'infezione. Ragazzi, potremmo anche morirci. Eh, ordini di gruppo. Uh, fai attenzione. Grido di guerra. No, assolutamente prendi una pausa. Fai attenzione. Fai attenzione perché il livello di spore è alto. Calmi tutti, calmi tutti. Prendiamo un po' di tempo. Ok, la pianta è quasi sconfitta, ma non vorrei lasciarci le penne. Lui è fiducioso, però. Fai attenzione per aver comandato il gruppo. GG, bravo il mio Peter, bravo. Però dalle porte arrivano tutti i sim corrotti e strani. E. Oddio. Uh, Giulio Nezzi ci lascia, uh, bello. Forza, forza. Siamo rimasti solo in tre: in tre. Ordini di gruppo, carica, carica per l'ultima volta, ragazzi, via, via. Ma Laura, che fai? Laura, grazie, potresti partecipare? Io e la mia fidanzata e futura moglie, spero, se restiamo vivi, siamo belli carichi, ma non si può dire lo stesso di lei. Stiamo rischiando, però, ragazzi, il livello di spore è molto, molto grande, ma credo che siamo vicini a sconfiggerla. Forza, guardate un po', ragazzi, è bellissimo. Comincia a tremare tutto, siamo alle battute finali, ragazzi, ci siamo. La madre mega spruzzata! Mega spruzzata! Ok, ragazzi, ci abbiamo fatta pausa tutti. Aspirazione completata. Dopo un'intensa pianificazione, indagine, e forse un po' di combattimento non convenzionale. Peter ha liberato Strangerville dalle grinfie della pianta madre. Ora Strangerville può dormire, sono tranquilli. Tratto guadagnato eroe. Nuova aspirazione. E come perché quella di Strangerville l'abbiamo fatta? Lo vedremo, lo vedremo. Premio guadagnato, un oro. Congratulazioni, la notizia ha trionfato sull'immonda tirannia della madre. La tua vittoria eroica è stata coronata da un trofeo della madre che potrai esporre. Ragazzi, è finita. Revitalizza la pianta madre. Ah. Buona sapersi. GG, tutti festeggiano. Grandi, grandi. Uh, lui è morto. Giulio Nezzi, sempre si è lodato. Mi scusi, adulto, disoccupato, pessimista. E sta andando per i fatti suoi. Si sono aperte però le porte. Vai qui. Qua non posso fare nulla. Il laboratorio è finito. Ok, ragazzi, a questo punto... Uh, ok, la madre è morta. Perché i sim non sono tornati normali? Che sta succedendo? Ragazzi, abbiamo però sconfitto la madre. Vediamo un po' il nuovo tratto. Uh, dove lo trovo? Dove lo trovo? Genio. eroe di Strangerville. L'eroe di Strangerville riceverà lettere di ammiratori e potrà raccontare come ha sconfitto la fonte di infezione, la madre. Perfetto. Ora sentite un po' il silenzio. È tutto calmo. Bello. Io posso revitalizzarla questa roba qua. Andiamo qua su. Ok, posso continuare a fare i vaccini. Ragazzi, posso continuare a fare tutto. Sappiatelo, non è finita. È finita perché abbiamo completato il mistero di StrangerVille. Le piantine sono tornate alla normalità, ma non sono sparite. E i sim strani a questo punto sono spariti? Beh, non è dato saperlo, ma a questo punto sono molto, molto curioso. In tutto ciò mi è venuta una gran bella fame. E soprattutto qua non posso più prendere le prove. I viticci ci sono ancora. Buona sapersi. E eh, ragazzi, sapete che c'è? Se fatta una certa, andiamo in giro per la città, ragazzi, a festeggiare, a vedere se i sim ci riconoscono e soprattutto se ci danno da bere gratis al bar. Pensate un po' che bel premio. Ciao! Un po' meno Strangerville! Con un ultimo stridio, la pianta madre crolla al suolo. Mentre torni a casa, ti accorgi che tutto sta iniziando a tornare alla normalità. Le piante bizzarre si stanno. Si stanno. Uh, ritirando. Esatto. E gli effetti. Uh, si stanno risvegliando dal loro incubo, l'infetti. StrangerVille ti deve moltissimo, il tuo eroismo viene celebrato per le strade. Hai sconfitto la pianta madre e hai riportato StrangerVille alla normalità, tra virgolette. Puoi tornare dalla pianta madre in qualsiasi momento e risvegliarla. Una volta risorta, puoi farle impostare il livello di infezione secondo la stranezza che desideri. Ciò ti consentirà di rivisitare la storia con altre famiglie. Ragazzi, non è un game pack con una storia sola. Assolutamente possiamo rifarla con vari livelli di difficoltà. Hanno fatto le cose davvero molto, molto bene, ragazzi. Sono molto, molto tranquillo. Ed ero molto tranquillo da quel punto di vista perché ho sempre dato molta fiducia a The Sims 4. Gli sviluppatori hanno cicciato fuori un game pack di tutto rispetto, ragazzi. E come? Ora, però, mi sono meritato una ciotolina di patatine. Eh? Assolutamente sì. Intanto, grazie, la spegniamo. Ciao, uh, sembrano tutti normali. Ragazzi, sembrano tutti normali. Non vedo simmi infetti. Credo che mh, solo io possa farli tornare infetti. Quindi risvegliando la madre con il livello di difficoltà. Credo che StrangerVille, una volta sconfitta la madre, torni adesso essere una città come le altre. E questo si vede perché guardate un po' un bel sole all'orizzonte. Tutto è tornato tranquillo, i colori sono più sgargianti, la città è viva e abbiamo risolto il mistero. A questo punto, ragazzi, eh, s'abbracciano. Direi che posso togliere anche questa bruttissima roba. Quindi, sbandiare la ricchezza no. Altre scelte, però, rimuovi la tuta. Cosa abbiamo nell'inventario? Non ce l'abbiamo qui. No, dovremmo averlo nell'inventario di famiglia, quindi sapete che c'è. Ok, guardate un po' che lui ci dà da bere, ci dà da mangiare, siamo tutti felici. Ce ne possiamo tornare a casa felici perché ho anche vendicato i genitori di Peter, quindi tutto è finito nel modo migliore. Siamo tornati nella nostra casetta tranquilla, ragazzi. Casa dove, come vedete, sono sparite le piantine. Ragazzi, pian piano le piante di Strangerville non ci sono più, stanno scomparendo, perché la città ora è sana e credo proprio che l'abbiamo portata alla normalità. Sono molto felice di questo. L'unica cosa brutta è che, come vedete... Esatto, dobbiamo sostituire il frigo. Sono cose brutte che capitano. Detto ciò, però, voglio andare a vedere un attimo l'inventario di famiglia. Cosa ci è stato dato? Vediamo un po'. Credo ci sia stata data una statua della pianta madre. Viticcio della pianta madre. Con la distruzione della pianta madre ti prendi la briga di ritagliarti un piccolo trofeo da esporre a casa tua. Ora tutti sapranno che hai messo fine al dominio della pianta madre su StrangerVille. Ok... Uh, lo mettiamo all'ingresso. E come? Eccolo qua. Beh, ci sta come premio, dai, direi che è una buona consolazione. Posso fare qualcosa? Posso solo osservarlo. Non abbiamo più nulla nell'inventario. Esatto, abbiamo tutte le cose che riguardano giustamente il nostro simpaticone. Mangia dog al tofu. Spero non siano avariati. Spero vivamente. Intanto, però, vai pure in bagno, grazie. I viticci, li abbiamo sconfitti. Sì ragazzi, non ci sono più. Ottimo, ottimo. Tutto... Eh, non è vero. Ma hanno preso la doccia. Ma seri? Aspettate. Qualcosa si è rotto. Ma adesso li abbiamo nella doccia. Ma seriamente... Beh, intanto questo lo sostituiamo. Questo lo togliamo. E qua ragazzi, beh, usiamo il VC. E come se lo usiamo? Forza Peter, ti sei guadagnato di stare sul trono più alto per la tua impresa. Ovvero il VC. Pensate un po' che bello. A questo punto, ragazzi, direi che possiamo fare le cose belle. Ovvero, pianifica l'evento nuziale. Prima di farlo, però, vorrei. Se riesco. Pasto grandioso, no. Altre scelte, neanche. Cucina, va bene. Cucinami una bella torta bianca. Cara la mia simpaticona, grazie. Perché ci dobbiamo guadagnare la torta nuziale in qualche modo. Ok. Ok. Eccola qua, va bene? La possiamo poi mettere nell'inventario, grazie. Questa la mettiamo qui. E soprattutto pianifichiamo l'evento nuziale, ragazzi. Ce lo siamo davvero meritato. La madre è stata sconfitta, ma ci mancano ancora un bel po' di obiettivi da fare. Quindi non è ancora finita la miniserie. Ospiti, ne abbiamo davvero tanti ragazzi, abbiamo conosciuto praticamente tutta Strangerville, guardate un po', tutti, 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 la moglie, il sindaco, anche il nostro amico solitario, davvero abbiamo fatto tutto. Piuttosto io toglierei Erika Longo e metterei Giulio Nezzi che ci ha aiutato morendo a distruggere la madre, va benissimo. Fornitore di catering, sì, e chiederei anche uno esterno. Mixologo, assolutamente sì. Anche un musicista, uno qualunque. E a questo punto, ragazzi, dobbiamo andare avanti. E dove ci sposiamo? Beh, andiamo nella città dove il nostro Peter è nato e cresciuto. Ve l'ho detto che i genitori di Peter sono originari di StrangerVille e ci sono morti. Mentre il nostro Peter non appartiene a StrangerVille. Ma anzi, ora vi faccio vedere dove andiamo a sposarci. Andiamo proprio qui, ragazzi: Prati di San 1. Il nostro Peter è nato e cresciuto a San Myshuno. Quindi torneranno in città i nostri due nuovi Sim a sposarsi. Eccolo qua. Io vorrei però non farlo adesso, se riesco. E beh, ragazzi, è partito il matrimonio. Partito il matrimonio con un sacco di bisogni, eh? sappiatelo. Quindi ho paura di quello che succederà. Però qua abbiamo tutto quello che serve per l'intrattenitore, eccetera, eccetera. È autunno nella nostra San Myshuno. E il sole è bello alto nel cielo Questo perché è tornata la pace nel nostro The Sims 4 A questo punto ragazzi non ci resta che festeggiare Ma lo vedremo nel prossimo episodio Ripartiamo proprio da questo momento Vediamo un po' il matrimonio di questi due E speriamo che vada tutto per il meglio Detto ciò però vi dico che per questo episodio è tutto Io spero che vi sia piaciuto E se così vi è piaciuto un mi piace Iscrivetevi al canale e fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate Trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi agli altri due video Io vi do la puntata e al e vi dico Ciao a tutti